The next day. Ciao fans. Ciao fans, è domenica mattina, ci siamo già cambiati, adesso scendiamo in hotel, salutiamo chi era già qua da ieri e poi dopo andiamo a fare qualche ripresa delle persone che arriveranno, cioè persone brutto, dei fans che arriveranno. Andiamo? Andiamo. Andiamo. Stavo inciampando sul gradino. Così? I premi? Ciao! A few minutes later. Fans, sto andando al primo tornante, così piazzo il treppiede e faccio qualche video alle moto che salgono. Tutto ovviamente coi tempi molto tirati, come nostro solito. Eccomi, sono arrivato al tornante, ho piazzato l'attrezzatura e adesso farò il video a tutti quelli che passano. Qualcuno me lo sono già perso perché ovviamente la puntualità non abita a casa nostra. Attrezzatura piazzata, tac, guardate qua, che professionalità. Col cavalletto, tac, inquadratura del tornante, tac, in bolla, incredibile. E adesso aspettiamo che arrivano i fans. Tra l'altro ho scelto anche un bel tornante, guardate qua. Sentite che stanno arrivando. Il suono delle moto in montagna. Posizione veramente spettacolo e per chi non è venuto oggi non sa cosa si è perso. L'unica cosa che invece prenderò io qua è un botto di sole e sento già che mi sto scottando, quindi magari forse è anche meglio se vado all'ombra, almeno per un po'. Mi sono spostato all'ombra, sempre vista tornante, così faccio qualche ripresa alternativa e in più evito di ustionarmi. Meanwhile.
Ciao. Piacere. Luna. Elisa. Luna, piacere. Sono i primi? No, i primi. Wow, che bella moto. Dai, vado a fare un primo piano. Da, bellissima. Guardate qua, che bella. Che cos'è? Che cos'è? CBR Fireblade. Wow. Pazzesca. Questa è scanna. Tutto bene? Ciao! Trovato! Bello! Finalmente conosco! Vai, mettila pure dove vuoi, eh! Tranquilla! Non siete in giro oggi? No, oggi no! Oggi no! No, no, oggi abbiamo l'evento! Ah, non ti vedo, sono andato per caso io. Ah, ok. Ah, ci rotolavo. Ah, c'è l'evento, eh? Sì. Facciamo un pranzo tutti insieme. Poi c'è un'estrazione con i premi. Ah, così tanti. Sì. Ciao. Tutto bene? Ciao! Madonna. Ah, ciao. Ti vede? Ciao. Ti ho abbracciato come se fossi un ragazzo. One minute 37 seconds later. Allora, siamo sulla mini. Oh, guarda che cos'è sta roba. Non so, escono fuori scritte strane. Che fico. Sì, perché volevo venire in elicottero. Poi ho detto no, dai, non teniamo troppo attenzione. Allora, andiamo a prendere Eros, che si starà squagliando sotto il sole. Eccolo. Eccolo qua, ragazzi. Il disagio. Sei nel disagio? Servizio navetta? Sì, eh. No, sei l'unica roba che ho, che sono? Sono ustionato, quello sicuro. Ho già visto dietro le gambe che sono fucsia. Bene. Bene, bene. Ho chiamato il taxi perché non sta arrivando più nessuno. Ciao fans. Ciao. E adesso andiamo a chiamare anche Andrea, che era il tornante sotto. E come minimo devo offrirgli uno spritz, perché è tutta la rottura di c***o che si è fatto. Dai, andiamo. Ah, ok, devi salire anche tu. Così sembra. Aspetta che c'è un... Vai, credici. No. Credici che ci stavi davanti. Hai già salutato? Hai fatto un po' di promozione? Ancora. Umile, sempre. Bisogna poi spingere, eh. Questo ragazzo qua sarà fatto di Eros. No. Quello di Eros. Figlio unico. Possiamo andare, e hai anche quello che vuoi, omaggio, visto la rottura di c***o che ti sei fatto. No, no, ci mancherebbe che non ce l'hai. Ma tu ti sei ustionato? Perché io penso di essere tipo fucsia dietro. Come nero? Madonna. Beh, un po' abbronzato in effetti sei, eh.
Eh beh, lavora in vigna però. Campi, lavoro. Io prendo solo la lampada di luce alogene. Cosa volete da me? No, niente. Sei qui. Ah, ma ci siete anche voi oggi. Prego. Io vorrei scendere. No, sto verificando. Scusi. Una cosa che avrebbe fatto molto ridere. No, scusi, vorrei scendere. Grazie. Il taxi ci ha portato a destinazione. Adesso vediamo l'accoglienza dei fans. Taxi, paghi 10 euro. Ah, non posso scalarlo dai crediti? No. Ciao. 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 Ovviamente sarete tutti nel video. Se qualcuno non doveva essere qua perché ha detto qualche stronzata alla fidanzata, ce lo dica, che lo oscuriamo. Mi raccomando, in anticipo, perché poi diventa un problema.